Il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, prosegue la sua battaglia contro la gestione del consorzio Bacino Sa 3 e chiede al CDA risposte concrete sul loro operato. Inoltre chiede anche che vengano forniti i documenti richiesti dai vari sindaci che hanno fatto proprio richiesta di accesso agli atti. Ascoltiamo Pessolano. Dico con tutta sincerità, il dottor Zambrotti, lui poi è il leader del Valdidiano, e non so perché i sindaci, i miei collega sindaci, tanti sicuramente importanti e forti, gli fanno fare ancora il leader del Valdidiano. Assolutamente, mi ha detto questo che è poco importante, passiamo all'attività, quella che è la domanda. Dico con tutta sincerità, stanno rispondendo, ma rispondono in un modo soltanto per perdere tempo. Per quanto riguarda i bilanci mi stanno rispondendo dicendo che sono accessibili alla Camera del Commercio, ma questo noi lo sappiamo. Ma noi abbiamo fatto un'altra domanda, una domanda più chiara, più specifica. Noi vogliamo sapere le attività che hanno fatto, vogliamo sapere che cosa hanno speso, perché fare due paginine, andare a prenderci il bilancio alla Camera del Commercio, assolutamente, è molto semplice, noi lo prendiamo e leggiamo le due paginine. Noi non siamo interessati a leggere le paginine. Noi vogliamo vedere assolutamente i dettagli della spesa, quello è quello che noi chiediamo ad alta voce e con forza. Io le battaglio quando le comincio le porto a termine, costi quello che costi. E poi so che anche il Ministero ha fatto gli accessi agli altri. Per quanto riguarda il direttore del Zambrotti, se può esercitare la sua attività, e questo è quello che mi riferisco. Ma io assolutamente dicono di fare le controdeduzioni. Le controdeduzioni a che cosa? Sono accesse agli atti, devono mandare solo le carte. Quindi se il dottor Zambrotti, non voglio sbagliarmi, poi lui è il leader del Valdidiano, se il dottor Zambrotti è legale e quindi può restare a quel posto, chi ci resti? Assolutamente chi ci resti? Sono responsabilità del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, a farlo restare là. Diversamente, se il dottor Zambrotti non ha titoli e non è legale, assolutamente deve andarsene perché la legge glielo vieta. Secondo la mia opinione e secondo la mia scienza che è molto limitata, non può starci.